Le giornate che precedettero l'insurrezione popolare furono caratterizzate da scioperi nelle più grandi fabbriche milanesi e della provincia. Il 28 e 29 marzo ebbe luogo uno sciopero generale. Il 10 aprile scioperano le fabbriche di Sesto San Giovanni, la Borletti, la CGE ed altre aziende milanesi, mentre hanno luogo manifestazioni di donne e di popolo che proseguono fino alla vigilia dell'insurrezione popolare. Viene diffuso nelle fabbriche un volantino stampato in decine di migliaia di copie del seguente contenuto. Avanti, colpi sempre più duri al nemico, arrendersi o perire. Avanti con lo sciopero e manifestazioni di strada, con l'assalto ai depositi nazifascisti, con la lotta armata. Tutti in piedi, uomini e donne lavoratori delle officine, dei campi, degli uffici, dei trasporti. È l'ora decisiva, è l'ora della vittoria. Al combattimento, sotto il vessillo del Comitato di Liberazione Nazionale. Il nemico nazifascista non ha che un'alternativa, arrendersi o perire. Già al mattino del 24 aprile, la terza brigata dei GAP assaltava la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda, dove venne catturato, senza colpo ferire, il presidio militare fascista e un abbondante bottino di armi, che furono distribuite ai partigiani della 110ª Brigata Garibaldi. Alla mattina del 25 aprile, i tranvieri milanesi abbandonavano compatti il servizio, mentre a cominciare dal pomeriggio gli operai passavano all'occupazione delle fabbriche. Una battaglia era in corso alla Bicocca contro i tedeschi che, con alcuni carri armati, volevano liberare i loro camerati che si trovavano all'interno della Pirelli. Naturalmente ci riuscirono. Gli operai non erano in grado di opporsi, non disponendo di armi adeguate all'impari scontro, e dopo alcune ore quei militari tedeschi vennero liberati. Nella notte tra il 25 e il 26 una colonna di carri armati e autocarri tedeschi viene attaccata alle porte di Milano e sbaragliata. Sempre in quella notte furono occupate dalle forze patriote la prefettura, la stazione radio e altri edifici pubblici. Il giorno 26 aprile colonne di reparti tedeschi, con autocarri carichi di militari tedeschi e di fascisti, si ritiravano dalla città, dirigendosi verso il nord, inseguiti dalle raffiche di mitraglia delle nostre brigate.